Si chiama Fotogirando, l'idea del fotografo professionista Alessandro Falsetti, che in questo caso assume il ruolo di progettista e direttore artistico. L'amore e la passione per Arezzo e per la fotografia ed il bisogno di turismo che questo territorio ha indiscutibilmente sono gli ingredienti di questo nuovo strumento che passa inevitabilmente dal web. Attraverso il sito, infatti, si possono prenotare tour fotografici della città e delle sue eccellenze. Un progetto dedicato ad Antonio Cherici, scomparso recentemente, curatore assieme a Falsetti e al suo staff dei suggestivi contributi video. È un linguaggio nuovo per promuovere il turismo ad Arezzo, un linguaggio nuovo per presentare Arezzo sotto altri punti di vista, quello che non è il solito tour organizzato, ma un tour che è work in progress, che può essere scelto e può essere individuato anche dal turista stesso in maniera diversa. Ci sono delle immagini realizzate con il drone, con le ultime tecnologie, con macchine fotografiche invece che telecamere, e soprattutto utilizziamo tutte le nuove tecnologie, social network, siti internet, in maniera da poter far uscire nel mondo, quindi in internet, questi filmati, queste fotografie, tutto quello che può uscire da Arezzo. La cosa importante è seguire questo progetto giornalmente, perché se lo seguiamo giornalmente diamo interesse alle persone che vengono a visitare il sito, ma anche social network, di vedere ogni giorno delle cose nuove. E questa è una cosa importante, perché non è un sito statico una volta finita messo là, invece dobbiamo lavorarci giorno per giorno insieme a giornalisti, il nostro intervento, fotografi, gente che faranno altri filmati con il drone, oppure delle clip, come diceva Alessandro, proprio per raccontare Arezzo.